Ciao a tutti ragazzi, benvenuti a questo nuovo video. Ok, finalmente era un po' che non caricavo video e nulla, benvenuti qui, come potrete, come state già vedendo appunto dal video. Oggi non ci troviamo su uno dei nostri soliti giochini, ma siamo su Call of Duty Black Ops 2. Perché Call of Duty Black Ops 2? Perché hanno messo la svendita su Steam e hanno messo anche la, diciamo, la prova gratuita per il multiplayer fino a domenica alle ore 21, ora italiana. Nulla, e quindi io appunto volevo provarlo per vedere se mi conviene acquistarlo magari in un futuro prossimo e quindi iniziare a farci video sopra. Quindi vedrete sicuramente sul mio canale nei prossimi giorni un susseguirsi appunto di video di Call of Duty Black Ops 2. E appunto perché voglio imparare un po' a destreggiarmi con questo gioco che ormai va di moda, diciamo così. E sono una pippa negli sparatutto io. Oddio, in alcuni sono bravo, ma in altri no. E Call of Duty non è uno in cui sono bravo, cioè ho i miei momenti di gloria dove faccio tipo 5-6 kill di fila, però non sempre. E diciamo che mi sono trovato un po'. Ho trovato un po' complicato il destreggiarmi con l'interfaccia del gioco, tra cui i vari. Cioè, non i vari comandi, ma proprio come è impostato il gioco in sé, cioè le varie, come bisogna modificare l'arma, tutte le specialità, le cose. Ora non so che cazzo di livello sono, o 13 o 15, non lo so, cioè ho iniziato a giocare da pochissimo, questo video lo vedete sabato sera, io ho iniziato sabato pomeriggio alle 4 a giocare, quindi nulla. E è un gioco bello, sì, per carità, nessuno dice questo, però comunque diciamo che è indicato per una fascia di giocatori che non fa un cazzo dalla mattina alla sera, cioè si mette tutto il gioco, ci nerda e null'altro. Volevo fare questo video perché era appunto da parecchio che non facevo video e anche se sentite male la mia voce è perché sto registrando con un microfono di merda sul portatile, quindi credo che il microfono non prenda, cioè la registrazione non acquisisca il timbro di voce del microfono, ma quello lì del microfono incorporato all'interno del portatile. Non avrete capito un cazzo perché neanche io ho capito un cazzo di quello che ho detto, però va bene. Stavo dicendo che non è da un po' che non facevo video per il semplice motivo che mi sono di nuovo stancato, però voglio fare video appunto perché sì, voglio fare video, però non so su che gioco farli. Ho dovuto formattare il PC fisso, quindi per questo non vedrete. Non sta uscendo più video di. Come si chiama? Madfather. E perché appunto il gioco era sul fisso. Io ho formattato il fisso, ora non c'ho un cazzo. Ora tipo sono 2 settimane che sto solamente sul portatile perché non ho voglia di riscaricare tutto sul fisso. E nulla, a breve usciranno anche video di The Hunter, altri video di Call of Duty Black Ops 2, i video anche di DayZ e di WarZ. Questi qui volevo tipo fare una sorpresa, ma tanto alla fine me ne sbatte i maroni, quindi farò perché posseggo sia i giochi di DayZ e di WarZ. Nulla, volevo salutare Banana Siffredi boh, giusto così la volevo salutare, da un po' che non ci sentiamo. E voglio fare un altro video con lui su Payday, porca troia, quindi contattami, Gesù Cristo. Nulla, questo gioco, parliamo un po' di quello che ho detto, giusto così, gli altri 3 minuti che ci restano, 2 minuti e mezzo che ci restano, non mi pare. Parliamo un pochino di questo quello che ho detto di Black Ops 2. È un bel gioco, sì, sinceramente non pensavo che mi partisse sul portatile, però a quanto pare mi parte. Non ho dovuto neanche settare le impostazioni. Sì, oddio, le ho dovute settare al minimo, però mi gira abbastanza fluido. Il problema è sempre questo cazzo di mouse col filetto che mi dà impiccio e che quindi non riesco a mirare bene. È simpatico come gioco, anche se devo destreggiarmi un po' meglio le armi. Perché non. Diciamo che gli FPS non fanno per me, io preferisco i GDR o RPG. E quindi per gli FPS, diciamo,
che ci vogliono riflessi pronti. A me piace la roba che devi stare tranquillo, devi farti crescere il personaggio, eccetera, eccetera. Insomma, le solite stronzate da RPG. Nulla, che volevo dire più? Che nulla, mi sto addormentando. Speriamo che non si sentano gli spari, perché ora io mi sto vedendo il video, tipo, per vedere un pochino se riesco a mettermi bene coi tempi, sia della registrazione audio che del video. Quindi ho fatto un po' di cacare in questo video, perché comunque, essendo che ci gioco da poco, non sono abbastanza pratico di questo gran titolone. Però le armi mi piacciono, cioè le mie armi preferite sono l'MP7 e il PDV, non so come si chiama, PDV, quello che sto usando in questo video comunque. Il PDV e l'MP7 che diciamo, ecco, per finire la partita, che sono diciamo le uniche armi dove ho fatto anche 15-9, un grande score. Nulla ragazzi, io direi di salutarci qui, ora che il video finisce, e sì, ci salutiamo adesso. Se continuate a seguirmi, mettete mi piace ai video, e nulla ragazzi, noi ci vediamo al prossimo video, e alla prossima, ciao ciao!